Sono in discussione centinaia di posti di lavoro. Quando tu togli il lavoro, il pane a centinaia di persone, questo comportamento, come lo chiami, santo Dio? Bravo! 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 per i fatti loro. Lei Borisiano non deve questo. Lei lei non eh, eh, sì, non eh, mi so dire. Non Io per me non ho più devie. Lo pass voglio sapere niente. Mi dica solo quanto diavolo ho rischi. Bassi se

Presidente, Presidente! Brazolo! Buonasera, rieccoci, gentili telespettatori di TV e Campania Report. Era la nostra copertina per la puntata speciale monotematica dedicata alla grande manifestazione di questa mattina a Roma, copertina firmata dai nostri inviati a Roma Roberto Luciano e Guido Troncone. Io saluto il direttore di tv Franco Genzale. Bentrovati, buonasera. E buonasera alla nostra collega da Napoli, Manuela Galletta. Buonasera a tutti, ben ritrovati. Bene, allora una manifestazione importante, imponente dai numeri eh, che abbiamo già eh, dato durante il nostro telegiornale, che ridaremo nel servizio racconto che vedremo da qui a qualche minuto del nostro inviato eh, Roberto Luciano. Una manifestazione che però ha avuto un momento molto delicato che in questo momento ha la ribalta eh, nazionale, cioè quello della uscita del eh, governatore De Luca mentre era a Montecitorio a colloquio con alcuni eh, giornalisti, un insulto alla Premier Meloni, ma che è arrivato in risposta a quello che la Premier Meloni invece ha detto dal palco della Calabria, dove questa mattina, nelle stesse ore in cui i sindaci della Campania, i sindacati, il governatore De Luca, gli assessori, i consiglieri regionali, le associazioni manifestavano per chiedere appunto la firma sui patti di coesione, quello che nelle stesse ore in Calabria, la presidente del consiglio Meloni e il ministro Fitto firmavano con il governatore calabrese proprio questi patti di coesione. Allora, vediamo intanto che cosa, il direttore, ha detto dalla palco calabrese la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in riferimento proprio alla manifestazione Campana, alla quale hanno partecipato anche, ed è giusto dirlo per dovere di cronaca, almeno una trentina di sindaci provenienti dalla Puglia, guidati dal Vice Sindaco di Bari, che cosa ha detto in riferimento a questa manifestazione. Ed è un lavoro, ripeto, che diciamo risponde complessivamente ad una strategia. È un lavoro per il quale io devo ringraziare i presidenti delle regioni, quello che riguarda particolarmente i fondi di sviluppo e coesione, perché come diceva correttamente il presidente Occhiuto tutti hanno capito, no, il senso di quello che stiamo facendo e c'è stata e c'è una enorme collaborazione, noi abbiamo già firmato questo è il decimo accordo di coesione che firmiamo, ne sono già pronti altri 7, 6, se non vado errata e gli altri stanno Diciamo, lavorando, poi ciascuno ha le sue difficoltà, ma tutti sono collaborativi, salvo diciamo, uno che non è molto collaborativo allo stato attuale, ma insomma, voglio dire, eh, rispetto per carità, insomma, non neanche mi stupisce troppo, se si va a guardare il ciclo di programmazione 2014-2020 risulta speso il 24% della spesa dei fondi necessari, forse se invece di fare le manifestazioni ci si mettesse a lavorare si potrebbe ottenere qualche risultato in più. Ma questa è un'altra questione. Imbeccato invece dai cronisti direttore, mentre era a Montecitorio dopo una mattinata che eh, si è chiusa, ha avuto momenti di grande tensione, poi li vedremo nei, vostri, nei nostri vari eh, servizi. Sentite invece eh, che cosa ha detto il governatore De Luca. Il filmato è stato ripreso da YouTube eh, ed è stato rilanciato dalla trasmissione Tagada eh, eh, di eh, La Sette centinaia di sindaci che stanno qua che non hanno i soldi per continuare a fare la stazione. Lavora, lavora tu, sto Bene, allora la parola utilizzata da De Luca, la possiamo ripetere direttore, è lavora tu stronza riferita al eh, parola eh, epiteto riferito ovviamente alla Presidente del Consiglio. Allora Manuela Galletta, intanto dacci conto tu eh, delle varie reazioni che ci sono state eh, nel corso di queste ore, subito eh, dopo il, il primo lancio di agenzia dell'Ans e poi filmato diffuso, lo ripetiamo, dalla trasmissione Tagadà eh, della 7 su quanto avvenuto a Montecito. ojo Sì, è ovvio che l'insulto che il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, ha rivolto al Premier Giorgia Meloni non poteva non innescare delle uh, reazioni. Uh, sorprende che al momento la maggior parte delle reazioni provengano tutte da Fratelli d'Italia. Uh, soltanto un esponente di Forza Italia si è pronunciato, dal PD, praticamente solo silenzio tombale ad esclusione del deputato Marco Saracino, che continua a prendere le distanze dai toni uh, di, usati da uh, Vincenzo De Luca sono intervenuti invece eh, dal fronte uh, amico a Vincenzo De Luca a livello nazionale sono intervenuti Matteo Renzi e Carlo Calenda Matteo Renzi ha detto De Luca sbaglia profondamente ho l'impressione che Vincenzo sia rimasto vittima del suo personaggio quindi debba alzare i toni e, e ha aggiunto penso che Meloni non debba essere insultata solidarietà a Giorgia Meloni quindi c'è stata una presa di posizione giusta netta rispetto all'insulto che è stato fatto. Carlo Calenda si è mantenuto un po' più sul vago dicendo ha parlato di giornata di ordinaria follia eh, con istituzioni che si sgretolano tra insulti, sceneggiate e provocazioni. Ricordiamo che sia il partito di Carlo Calenda che quello di Renzi, quindi sia Azione che Italia Viva in Consiglio regionale, siedono nella maggioranza eh, di Vincenzo De Luca. È intervenuta anche Mara Carfagna, oggi Azione ex Forza Italia, la quale ha ricordato sì, è vero, c'è un problema con l'autonomia differenziata e tuttavia non saremo mai con chi insulta e offende le istituzioni. Uh, non, non ci servono nuovi masani, lo ha detto, ma dirigenti capaci di rivendicare e ottenere le risorse e i diritti che servono alla regione. Questo è un po' uh, diciamo il punto: non c'è bisogno di esasperare Tony e ricorrere agli insulti per dialogare. Poi, per quanto riguarda invece le tantissime reazioni che arrivano da Fratelli d'Italia, uh, ne leggiamo qualcuno Uh, Ester Mieli, uh, senatrice, dice De Luca chieda scusa e si dimetta. Molti da, dalla parte del partito di Giorgia Meloni chiedono le dimissioni di, uh, di De Luca. Ancora uh, c'è la, la, la deputata Campana in Mavietri, dice con il turpiloquio di oggi De Luca ha davvero toccato il fondo, bava alla bocca, insulti. Questo è il vero volto della sinistra italiana, è quello che si chiede. Stringendo l'obiettivo sul Consiglio regionale della Campania, tutto il centrodestra... Uh, ha annunciato che sarà chiesto al presidente del consiglio regionale sarà una mozione di censura nei confronti di De Luca, sempre per quanto riguarda gli insulti a Giorgia Meloni. Questo è un po' il clima attualmente, eh, subito, il clima subito dopo l'accaduto di oggi. Bene ovviamente noi saremo interamente come sempre in diretta fino al termine di questa trasmissione. Oggi puntata speciale, lo abbiamo ricordato, rinvieremo la parte quella legata all'approfondimento alla prossima settimana. Allora direttore, una giornata importante, partecipata, importante e ricca anche di contenuti politici, macchiata però da questo, da questo insulto del presidente De Luca alla Premier Meloni. Eh, che si tratti di un insulto non c'è alcun dubbio, assolutamente, anzi mi sono eh, meravigliato che De Luca a quest'ora ancora non abbia chiesto doverosamente scusa, non scusa a Giorgia Meloni, scusa all'istituzione che Giorgia Meloni rappresenta, perché poi eh, volendo andare fino in fondo alle cose, diciamoci tutto, diciamo anche che Giorgia Meloni eh, dal palco della, di, eh, della Calabria dove era, eh, per, Tauro, esattamente a Gioia Tauro, eh, non è che non abbia Anche anch'ella insultato De Luca, lo ha fatto in maniera più fine con la sua... Ironia, con il suo sarcasmo addirittura, questa volta, quando ha detto, e poi è stata la causa scatenante della reazione inopportuna di De Luca, che non merita giustificazioni, quando ha detto, rivolgendosi indirettamente, ma si capiva, a De Luca: anziché manifestare, si metta a lavorare. Ora, il fatto che un politico o una regione tanti cittadini, tanti sigeni, tanti sindaci manifestino, ecco bisogna ricordarlo un attimo alla Presidenza del Consiglio, era una cosa che evidentemente non si poteva fare nel famigerato ventennio. E qui c'è la libertà di manifestare e tanto più, quindi anche lei in qualche modo, in qualche misura, in qualche senso offende le istituzioni, ma non per fare il pari. A noi, deve, a noi meridionali deve dispiacere innanzitutto un fatto che una manifestazione sacrosanta fatta per motivi assolutamente importanti, importantissimi, per una discriminazione, diciamolo, una discriminazione nei confronti del della Campania e del sud o almeno di quella parte del sud che non è di centrodestra. Eh, perché stava a Gioia Tauro la Meloni oggi col ministro Fitto? Per firmare l'ennesimo accordo di sviluppo e coesione con il presidente della regione Calabria, il quale manco a farla apposta è di Forza Italia. Sarà una coincidenza? No, Ce ne, ne ho anche visto le immagini. Ce n'è anche un'altra di coincidenza. L'altra coincidenza è che il penultimo accordo eh, di sviluppo e coesione è stato firmato in Molise con chi? Con un altro presidente di Forza Italia. Cioè, dal Molise alla Calabria in mezzo ci sta la Campania, ci sta la Puglia. Cioè il governo, il ministro Fitto vanno nel Molise e firmano un accordo con un presidente di regione di centrodestra. Saltano a Pieppari, Calampia e Puglia, cioè eh, Campania e Puglia chiedo scusa e vanno in colare. Cioè, questa è una sfida politica, è una discriminazione politica. Ora, Ripeto, fermo restante che De Luca deve chiedere scusa, vada a Montevergine, se la faccia a piedi, chieda scusa al premier Meloni perché non si fa, non esiste, non si offendono le istituzioni, però credo che anche la Giorgia Meloni, il premier, debba chiedere scusa non a De Luca, ma chiedere scusa al mezzogiorno d'Italia, perché con l'autonomia differenziata da una parte che si continua a difendere, si continua ad andare avanti e con i rubinetti chiusi arbitrariamente dal ministro Fitto verso il Mezzogiorno d'Italia e verso la Campania in modo particolare si commettono due scorrettezze, due sgrammaticature istituzionali insopportabili. Ecco, le cose stanno così. Per quanto riguarda poi la capacità di spesa della regione Campania, qui c'è un altro fatto da dover chiarire. Mentre il governatore De Luca, lo ripeto, per allicata et probata dimostra che la capacità di spesa dei fondi 2014-2020, siamo su una certificazione che si aggira intorno al 70% come media, noi abbiamo ascoltato il ministro San Giuliano dire che stavamo al 37%. La Meloni, non sappiamo se abbia letto le carte l'una o l'altro, parla del 24%. Le cose, i certificati dicono che stiamo al 70%. Allora, allora smettiamola perché è tutto un teatrino. Diciamolo, è tutta una grande pagliacciata politica, è una ritorsione politica verso la campagna che grida vendetta mentre grida certamente vendetta anche il fatto che De Luca abbia utilizzato un termine stronza che non doveva utilizzare nei confronti della istituzione, poi in privato alla Meloni può dire quello che vuole.